Partinico fa tappa nel nostro paese la manifestazione 100 strade per un Natale anti-racket, organizzata da Dio Pizzo, la FAI ed il comitato anti-racket di Partinico e Borgetto. Bentrovati con l'odierna edizione di Teleradio Notizie. Come vedete, il piacere e l'onore di avere con noi Enrico Colaianni, presidente del Libero Futuro. Questa mattina un'iniziativa importante qui a Partinico per dire no al pizzo, per dire no al racket e per come è usuale dalle nostre parti, incominciano con i poveri carcerati. Siamo nel periodo di poveri carcerati che si devono passare le ferie di Natale, i momenti di Natale, diciamo, magari con un panettone o qualche... meglio che lo spieghi lei. Natale teoricamente viene per tutti. La scusa che si usa più ricorrentemente per chiedere il pizzo è quella che bisogna fare, dare un aiuto ai carcerati. Non è più tempo naturalmente di fare queste cose. L'organizzazione criminale raccoglie i soldi del pizzo non tanto per i carcerati quanto per controllare il territorio e le imprese, e la FAI, che sta realizzando questo grande progetto col PON Sicurezza, con il Ministero degli Interni, ha deciso proprio di partire questo Natale per questo progetto che durerà 3 anni, dicendo basta col pizzo, è possibile ribellarsi, è possibile uscire da questo tunnel, diciamo, della vessazione mafiosa in sicurezza con l'aiuto dello Stato, ma non può risolvere tutto lo Stato, dobbiamo fare un atto di coraggio noi, organizzarci e insieme è tutto molto più semplice di quanto non sembri. Tanti imprenditori l'hanno fatto, possiamo farlo in molti e dobbiamo farlo collettivamente anche qua a Partinico. Possiamo dire proprio, parlando di Partinico, che c'è qualcosa che cambia, perché abbiamo un sentore di imprenditori che magari prima erano contigui. La soddisfazione più grande è quella di togliere alla mafia ovviamente quelli che magari una volta gli erano vicini, e quindi si vince in questo caso due volte. Beh, naturalmente è chiaro che... Perché poi puntano il dito dicendo sono stati loro o erano loro. È chiaro che quando ci sono, diciamo, delle conversioni, come si suol dire, hanno un valore superiore, sono le file del nemico. In questo caso la situazione è molto particolare, perché c'è probabilmente anche una mafia particolare che ha coinvolto nei reati gli imprenditori, e il fatto che molti di questi imprenditori stiano anche in questa zona venendo fuori è il segno dello sgretolamento del sistema mafioso, e la dimostrazione che il sistema mafioso non funziona, e anche quegli imprenditori che hanno commesso degli errori, che sono stati troppo vicini al sistema mafioso, il fatto che questi imprenditori adesso stiano uscendo ha un alto valore. E noi proprio in questi giorni abbiamo avuto una sentenza di condanna di alcuni mafiosi, proprio grazie alla denuncia di un imprenditore convinto dall'associazione locale anti-racket. Quindi da qui parte anche nello Iato si può fare. Da qui parte anche nello Iato si può fare, perché devo dire che venendo da fuori ho trovato qua un fermento, una voglia di riscatto e di togliersi questo marchio brutto, l'ho trovato veramente molto diffuso, e stamattina ne abbiamo avuto una dimostrazione, sia dal punto di vista dell'accoglienza che ci hanno dato i commercianti, sia dal punto di vista della partecipazione alla manifestazione, che è stata, direi, clamorosa. Per una semplice passeggiata anti-racket era invece un vero corteo non autorizzato. Questo lo sottolineiamo. Questa sinergia appunto tra la scuola, le forze dell'ordine, l'amministrazione, le associazioni, alla fine dovrebbe funzionare, perché tanti sono i magistrati che dicono che ci vuole la rivoluzione della società civile. Sì, è dimostrato che laddove le operazioni di polizia sono state più profonde, più efficaci,
il fenomeno si è riprodotto in tempi abbastanza rapidi. È dimostrato che non è sufficiente l'azione dello Stato, c'è una questione culturale di fondo e c'è la necessità che un fenomeno del genere non si riperpetui, e questa possibilità è data solo dal fatto che gli imprenditori tutti insieme, nessuno escluso, decidano di denunciare, perché finché ci sarà un imprenditore disposto a pagare ci sarà inevitabilmente un mascalzone, un malvivente, un mafioso, un amico dei mafiosi pronto ad andare lì a chiedere il pizzo, e questo è l'inizio poi di un meccanismo perverso che ha prodotto quel mostro che è la mafia. Quindi non c'è nulla da fare, deve essere denuncia collettiva, dobbiamo essere tutti a farlo, e oggi abbiamo avuto una dimostrazione con la presenza dei giovani che anche i consumatori possono fare la loro parte, e presto, quando anche qui comincerà il consumo critico contro il racket, avremo molti consumatori che diranno: io il pizzo non lo voglio pagare, io voglio aiutare gli imprenditori che denunciano preventivamente, e che mi garantiscono che i soldi miei di consumatore non vanno alla mafia. Questo sarà un altro passo, ma nei prossimi mesi ne parleremo. Appunto, parliamo adesso la domanda difficile. Ci sono tanti, diciamo, imprenditori che sono stati taglieggiati, che parlano con gli inquirenti qui nel comprensorio? No, purtroppo non tantissimi. Molti imprenditori non vogliono pagare il pizzo, non vorrebbero avere la mafia tra i piedi, però non hanno il coraggio di denunciare e sperano che qualcun altro gli risolva il problema. Questo è il punto. Il punto è che non è intelligente resistere da soli. Ci sono molti imprenditori, a Palermo l'abbiamo avuto contezza in molte indagini giudiziarie, che si rifiutano di pagare il pizzo, però non denunciano. Questo è un punto di debolezza enorme, perché i mafiosi sanno che tu non hai denunciato e quindi torneranno da te, perché sanno che non l'hai fatto per paura. Quindi purtroppo anche qui ancora un'avanguardia. Quei pochi imprenditori che denunciano sono troppo pochi, bisogna aumentare inevitabilmente questo numero, e lo vediamo anche dalle operazioni di polizia. Vengono notizie da Sciacca, notizie da Licata, notizie da Messina, dovunque, continuamente ad Agrigento qualche mese fa, è successo qui ancora prima, cioè ci sono dovunque operazioni di polizia clamorose, non c'è quell'impennata straordinaria di denunce che sono necessarie e indispensabili. Per questo abbiamo iniziato dicendo 100 strade per un Natale anti-racket, denuncia collettiva, nello iato si può fare. E un'ultima domanda: ci saranno prossimi appuntamenti nel comprensorio, e poi la lasciamo libera, comunque le facciamo chiamare a lei il servizio che abbiamo realizzato questa mattina, vediamo come lo chiama. Sì, noi abbiamo molte cose da fare e molte cose da fare a Partinico. Peraltro Partinico si sta rivelando un posto, diciamo, molto soddisfacente per le nostre iniziative, perché risponde benissimo. Dovremmo fare un lavoro con le scuole su un progetto che è stato realizzato da Dio Pizzo, con un questionario che è stato presentato a molti commercianti, e dobbiamo presentare i risultati di questo lavoro. Stiamo strutturando questa lista di oltre 100 imprese che aderiscono al consumo critico, stiamo facendo alcune cose molto, molto interessanti che riguardano proprio l'economia di questa zona, delle quali presto parleremo. E intanto oggi, ripeto, nella maniera più clamorosa possibile, perché io che ho fatto in questi giorni 10 passeggiate da Agrigento a Castelvetrano, a Castellammare, a Termini, stasera torniamo ancora a Termini, ma Partinico era sostanzialmente l'ultima tappa, devo dire che è stata la tappa più soddisfacente, perché eravamo veramente, veramente tanti e si respirava un clima gioioso, soprattutto nelle risposte che i commercianti ci davano. Quindi io penso che 100 strade per un Natale anti-racket è il miglior augurio che possiamo fare ai commercianti, possiamo fare ai cittadini, a tutta Partinico e dintorni, ai telespettatori di Teleiato. Noi siamo stati, siamo e saremo qui a fianco a Teleiato, a Pino Maniaci e soprattutto all'Associazione Liberiato e ai tanti imprenditori che vorriamo che si ribellino, e noi siamo disposti ad aiutare. Enrico Goleano mi ha fatto ricordare 6-7 anni fa, quando abbiamo iniziato con proprio l'attaccinaggio a Partinico, un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Dio Pizzo funziona, Liberiato continua nella sua strada, quindi mettiamoci tutti insieme, se ce la possiamo fare, di mandare
mandare a quel paese, si può dire, mandare a fanculo i mafiosi e questi pezzi di merda. Può chiamare il servizio? Sì, adesso il servizio della manifestazione di stamattina che è stata veramente... E salute e gli auguri ai telespettatori, così lo liberiamo. Auguri a tutti voi per un buon Natale e soprattutto per un Natale libero dal pizzo. Monsignor Salvia, serve sensibilizzare un territorio difficile come Partenico? Noi siamo stati presenti in tutta la fase di preparazione a questa, diciamo, ormai ufficializzazione di commissione anti-racket. È quanto mai importante soprattutto a Partenico, perché penso che il male come il bene sia contagioso, ma forse di più il male, perché anche le nuove leve di gente che non ha scrupoli, vedendo che si agiva in un determinato modo, oggi vorrebbe un po' ripercorrere la via facile dell'estorsione, ma anche dell'usura. Il nostro territorio ha bisogno prima di tutto di una pulizia materiale e far scrollare tutte le incrostazioni, ma anche di una forma forte di moralità e di etica. La morale e l'etica non possono prescindere, la società non può vivere senza morale ed etica, perché altrimenti cadiamo appunto in questa sopraffazione dei violenti sui deboli e magari sulla gente che onestamente si costruisce una realtà economica. Cento vie tra queste ovviamente Partenico. Beh, Partenico ci siamo stati e torneremo, e naturalmente non potevamo non passare con questa iniziativa che ha girato 100 strade, 100 vie del tutto il sud Italia e soprattutto 50.000 attività economiche dove siamo entrati, se è stato possibile abbiamo parlato con i commercianti e lanciato questo messaggio di smetterla, insomma, ora è il Natale, è un periodo di riscossione del pizzo, di smetterla di pagare. In tanti hanno denunciato, è possibile farlo, sembra un, come si dice, una nenia ricorrente che noi facciamo, però non c'è alternativa. Se vogliamo uscire da questo fenomeno tutti devono denunciare. Lentamente sembra, diciamo, molto, molto difficile, ma i risultati poi si ottengono. Sì, soprattutto giungono notizie da, diciamo, zone più isolate della Sicilia. O comunque più periferiche dove il movimento anti-racket non c'è stato, ci sono stati arresti a Sciacca, ci sono stati arresti a Licata, a Messina, e sono tantissimi i mafiosi, sono tantissimi gli interessi criminali, dobbiamo organizzarci. E il fatto che stiamo facendo questo lavoro nello Iato è significativo, perché questa è una zona importante dove lavoro ce n'è tanto, è un lavoro anche difficile talvolta, però questo, diciamo, è un'iniziativa grossa fatta dal Ministero degli Interni e dalla FAI, dall'Associazione Antiracket. Prossimamente, nei prossimi mesi, sia sul consumo critico ma su altri versanti, avremo delle iniziative che faranno parlare di sé. Coinvolgeremo le scuole e il resto delle categorie sociali. Abbiamo avuto già di recente, nei giorni scorsi, una sentenza abbastanza importante sulla base di una denuncia di un imprenditore accompagnato da noi a denunciare, un imprenditore qua di Partenico, e abbiamo il sentore che anche qui ci sia un grosso fermento sotto, è il momento di rialzare la testa. Tanto che ci sono prossimi appuntamenti qui a Partenico. Sì, noi dobbiamo, diciamo, i primi dell'anno sicuramente presentare questo elenco di imprenditori, di commercianti che hanno già aderito al consumo critico. Lo faremo forse a gennaio, forse a febbraio, ma non penso oltre. Già la lista in qualche modo è pronta, la stiamo verificando e mettendo a posto. 100 imprese in quest'area che dichiarano preventivi e affari alle organizzazioni criminali. Si è lavorato bene. Come? Si è lavorato bene. E soprattutto è stato fatto un bel attacchinaggio l'altro giorno per dare anche una sorpresa ai cittadini di Borgetto e di Partenico. Nello Iato si può fare denuncia collettiva, è un messaggio sintetico, speriamo che sia passato anche grazie a quegli attacchini coraggiosi. Puntare il dito contro i mafiosi alla fine si può fare? Certo che si può fare, perché oggi grazie all'associazione anti-racket che ci ha aiutato molto e ha aiutato anche gli altri, si può fare. È una cosa che si può fare, che si può andare avanti. Dico, e siamo qua stamattina tutti per aderire anche ai negozi, ai commercianti e agli artigiani.
Stamattina è una bellissima iniziativa che state portando avanti come associazione. Vedo che sono coinvolte le scuole, la società civile, anche se in pochi ma stanno partecipando. Sono iniziative positive che fanno bene sicuramente a quella che è la crescita culturale della nostra città. È giusto che vengano fatte. Partenico tra l'altro è stato inserito in un contesto importante, visto che la manifestazione sta riguardando moltissimi paesi al comprensorio e oltre al comprensorio. Io mi complimento con tutti coloro che l'hanno organizzata e per quello che si sta facendo. Speriamo che quantomeno possa lasciare un segno l'impegno che c'è da parte dei ragazzi e da parte di tutti coloro che stamattina stiamo partecipando a questa importante manifestazione. Presidente, anche un volantino dice si può fare anche nella Valle dell'Oiato. Si può fare, un territorio difficile ma che ovviamente ha bisogno di essere stimolato. Certo che si può fare, tutto è questione di buona volontà. Noi abbiamo avuto sabato l'onore di avere come ospite Tano Grasso e ci diceva proprio questo, che se vogliamo si può fare. Il problema è essere tutti assieme, perché l'unione fa la forza, non essere isolati, allora così soltanto si riuscirà a sconfiggere questo malaffare. È un territorio che lei conosce abbastanza bene, che sensibilizzarlo a non pagare il racket diventa invece difficile. E difatti la difficoltà è questa, la sensibilizzazione. Noi abbiamo fatto il tentativo già 5 anni fa, quindi già un ottimo passo questo di oggi, dove la manifestazione impegna proprio direttamente i commercianti e quindi la società civile, soprattutto questi giovani studenti che partono con l'iniziativa. E quindi in questo territorio difficile già avere fatto questa proposta e portarla avanti è importante. E quindi l'augurio e l'auspicio soprattutto che si riesca a sensibilizzare maggiormente il territorio, anche perché bisogna dare una risposta soprattutto alle persone oneste di Partenico, quelle persone che credono nelle istituzioni, quelle persone che rispettano le regole, soprattutto l'idea di portare avanti un percorso di legalità che faccia sviluppare questo territorio e quindi ci elimini il racket. Dire no alla mafia, dire no al racket, si può fare. Anche io sono qua per aderire a questa campagna anti-racket. Oggi distribuiremo dei volantini per fare capire ai commercianti e agli imprenditori come anche noi che si può cambiare e che non si è soli, e tutto quello che c'è oggi dimostra che si può andare avanti in modo diverso senza dividere sacrifici fatti in una vita e nel lavoro con ambienti che non fanno parte della nostra società. Vediamo se è preparato. Direbbe Peppino, in passato la mafia è una montagna di merda. Non poteva mancare la Confcommercio. Sì, anche oggi è presente la Confcommercio, come lo è stata presente su questo argomento, e la Confcommercio è sempre in prima linea. Quando si parla di anti-racket, di addio pizzo, noi siamo sempre qua presenti a partecipare e a sollecitare le attività commerciali a fare sempre il loro dovere, perché dove ci sono presenze che inquinanti bisogna denunziare e dire che noi non siamo con la malavita, con i mafiosi, ma siamo per una società pulita, una società che sia al di fuori di regole mafiose e che dia opportunità e sviluppo serio e concreto alle attività commerciali che tanto ne hanno bisogno, specialmente in questo periodo di crisi, di serenità e chiamiamola anche di serenità di natura economica e anche di natura personale. Un giorno importante per Partenico. Sì, un giorno importante, un giorno di riscatto. Bisogna credere fortemente a questo, bisogna prendere le distanze dalla mafia, da tutto quell'associazionismo, da quei personaggi che cercano di minare lo sviluppo economico del nostro territorio. Noi siamo qua per dimostrare la nostra vicinanza ai commercianti, bisogna essere tutti uniti, perché se si è uniti sicuramente si può sconfiggere e debellare il racket e la mafia. Oggi con la presenza di Libero Futuro, dell'associazione anti-racket, della scuola, di tutto il mondo dell'associazionismo, anche di gente della politica che vuole dare un sostegno e una vicinanza a questo mondo.